Ancora una lite che si è consumata nella zona di Piazza Muzzi a Pescara. Il video è diventato virale, immortalato da un cellulare sul web. I residenti si dicono sempre più preoccupati per una movida resa violenta, soprattutto dall'abuso di alcol. Federico Di Filippo del comitato Tranquillamente Battisti si fa portavoce dei cittadini. Ma la situazione attuale è un po' quella che le persone hanno potuto constatare, che si verifica ormai da tanti anni. Ci sono delle problematiche che non sono state mai risolte fino in fondo. La situazione attualmente nella nostra zona non è gravissima, ma è una situazione che merita però attenzione. Sono dei fenomeni che si verificano puntualmente in associazione all'abuso di alcolici, e questo è uno degli argomenti che prima o poi dovranno essere messi al centro dell'attenzione. Capiamo che l'amministrazione sta facendo tanto rispetto alla problematica di Piazza Muzzi, con la scelta di differenziarla in termini di orari rispetto al resto della città, proprio perché ci sono problematiche più, diciamo, particolari. L'azione politica più di tanto capiamo che non può fare. Infatti bisogna fare un passo in avanti e affrontare il problema adesso dal punto di vista tecnico e normativo, ed sarebbe quello sforzo ulteriore che dovrà fare sia la politica, sia le associazioni di categoria e sia le forze dell'ordine, per mettere al centro tutte quelle che sono le norme che ancora non vengono rispettate e che continuano a creare problematiche soprattutto ai residenti. Ecco, ci sono dei residenti che denunciano pezzi di vetro, di bottiglia, specchietti rotti e quant'altro. C'è anche un video poi che circola, insomma, di una zuffa, e alla fine alcuni dicono: noi non ce la facciamo più. Allora, dal punto di vista dell'ordine pubblico dobbiamo dire che la situazione è stata abbastanza mitigata dall'intervento, dall'azione delle forze dell'ordine. Questura e prefettura hanno molto interessato con le loro azioni questa zona. E purtroppo, ripeto, restano delle problematiche che si verificano comunque, specie nelle ore più tarde della notte, legate all'abuso dell'alcol. I frequentatori, alcuni tipi di frequentatori della movida, al termine della loro serata, nel tornare a casa, abitualmente urinano negli anfratti più inimmaginabili, qualcuno danneggia le proprietà, ma come questi di esempi ce ne sono tanti. La zuffa che è venuta alla luce la scorsa, diciamo, negli scorsi giorni, di cui tra l'altro noi percepiamo magari solo le grida qualche volta che percepiamo, oppure al mattino successivo vediamo magari qualcosa a terra, bicchieri rotti, tracce di sangue, qualcosa di questo genere. Ma sono cose che si verificano normalmente dove purtroppo ci sono questi assembramenti di persone, e va ripristinato un po' quello che è il rispetto della legalità.